Bentornati da Riccardo Borgio con una nuova puntata di Orso Corse la settimana, dove andiamo a raccontare i principali fatti chiaramente successi. Durante il weekend di gare ne sono successe tante. In questo weekend Quartararo si è candidato campione del mondo per la MotoGP. In Formula 1 ancora è accesa la lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, più 12 per il pilota Red Bull. In classifica si attendono chiaramente gli ultimi Gran Premi per decretare anche lì il campione del mondo, che sicuramente arriverà poi verso le ultime battute, perché la lotta è ancora serrata, i punti sono ancora pochi per decretare appunto il campione del mondo. Si è chiusa invece la MotoGP, poi si è chiusa anche con una festa sia per Quartararo ma anche per Valentino Rossi per l'ultima gara di casa del dottore. Ma per parlare di tutto questo ho in collegamento Skype, come di consueto, Piero Ladisa di motorionline.com. Ciao Piero. Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, alla redazione di Cusano Italia TV e a tutti i nostri telespettatori. Ecco, Piero, io partirei dalla Formula 1, dal weekend di Austin, perché sin dalle qualifiche si era visto un ribaltamento forse di condizioni rispetto a quello che ci si aspettava prima della gara, perché ne avevamo parlato anche noi. La pista era comunque appannaggio della Mercedes, e invece questo poi non si è verificato per alcuni dettagli chiaramente dovuti poi al proseguire della gara e delle stesse qualifiche. Durante le qualifiche ci sono stati anche degli spunti di discussione. Ti faccio ascoltare le parole dei tre protagonisti del podio delle qualifiche e poi ne parliamo insieme. È stato davvero entusiasmante in pista, anche fare il tempo con la mescola nel Q2 e nel Q3. Il mio primo tentativo non è stato fantastico, ma poi all'ultimo giro c'era qualche goccia, soprattutto nell'ultimo settore. Non ero sicuro di mantenere il mio tempo sul giro, ma è stato sufficiente e quindi sono riuscito ad essere primo e terzo posto come team. Credo sia una prestazione eccezionale. È stata un po' una fatica oggi per tutte le qualifiche. Penso che dopo le prove libere 1 abbiamo perso terreno e i nostri rivali sono stati incredibilmente veloci. Sono stato contento del mio ultimo giro. Chiaramente c'è sempre qualche settore che si può migliorare, però non penso che avrei potuto fare molto di più. Abbiamo lavorato tanto oggi e continueremo a lavorare tanto anche domani. Partiremo da una buona posizione domani, poi vedremo cosa fare fin dalla curva 1. Sono migliorato parecchio nel primo settore e sono riuscito a mantenere il mio ritmo progressivamente. Penso che la pioggia mi abbia condizionato un po' troppo nell'ultimo settore. C'erano delle gocce sull'asfalto e ho perso un po' di aderenza in due curve. Ecco Piero, partiamo da queste dichiarazioni interessanti. In primis, Max Verstappen, che era comunque in fiducia già dalle prove libere per poi arrivare alle qualifiche, e invece un Lewis Hamilton un po' più tirato rispetto agli altri weekend di gara e alle altre qualifiche. Beh, è chiaro che Lewis Hamilton, da campione qual è, aveva capito, ecco, che il weekend non gli sarebbe stato favorevole. Ci ha provato con quel grandissimo giro all'ultimo tentativo in Q3, infatti si era portato davanti, però poi Verstappen ha stampato quella grandissima pole position rifilando 2 decimi, ecco, al campione del mondo in carica. Quindi sono state delle bellissime qualifiche. Per quello che abbiamo visto comunque in qualifica, quella battaglia, ecco, tra Verstappen ed Hamilton l'abbiamo visto in gara. Dal mio punto di vista, le strategie Mercedes e Red Bull non sono state entusiasmanti, hanno quasi fatto a gara, ecco, per perdere il GP, però poi chiaramente il talento e il manico di quei due che si stanno contendendo il titolo ha fatto la differenza. Onestamente, Lewis Hamilton non poteva fare di più. Ha ottenuto un grandissimo secondo posto nello scarico, arrivando, ecco, nello scarico della Red Bull dell'olandese Verstappen, che ha consolidato così la leadership ritata con 12 punti di vantaggio a 5 gare dalla conclusione della stagione.
ha messo un importante passo, ma secondo me non decisivo per il titolo, perché abbiamo visto come sia un campionato talmente intenso dove non bisogna dare nulla per scontato fino all'ultima curva di Abu Dhabi. Ecco, parliamo proprio della gara, perché anche lì, insomma, le emozioni, fino all'ultimo sono state tante, soprattutto per quanto riguarda, come dicevi tu prima, le strategie in pista dei pit stop, quell'undercut, clamoroso di Max Verstappen, poi la seconda sosta e quindi la Mercedes, che si deve adattare, che si è dovuta adattare alla Red Bull e non magari tentare, ecco, l'azzardo dell'unica sosta. Diciamo che è stata un po' la gara sì dei piloti, ma anche e soprattutto delle strategie. Beh, guarda, ancora una volta la Mercedes ci ha fatto vedere che quando è in difficoltà il muretto box sbaglia, e l'abbiamo visto nel corso della prima sosta. Hamilton è stato richiamato diversi giri dopo, ecco, la prima sosta di Verstappen, e questo ancora una volta sottolinea che quando la Mercedes ha pressione sbaglia. Anche negli anni di dominio, ecco, c'erano state alcune gare non certo esaltanti dal punto di vista strategico, però il tutto era stato appunto coperto dal mezzo, che era dominante, quindi riusciva, ecco, a sovvertire anche delle strategie avverse. Per il resto ripeto quello che ti ho detto poc'anzi: Hamilton ha fatto quello che doveva fare. Più di questo Lewis onestamente non poteva, ecco, fare. Arrivare secondo, portarsi vicinissimo a Verstappen, però Verstappen, che è un pilota molto intelligente ed è un futuro campione, ecco, ci ha fatto vedere come abbia conservato, ecco, un po' di mescola da sfruttare nel finale, nella battaglia decisiva con Hamilton, nonostante le sue gomme dure avessero dei giri in più rispetto a quelle della Mercedes numero 44. Esatto, Piero, prima di andare ad analizzare poi le voci anche successive al weekend, perché sono tante anche lì gli spunti, soprattutto per Ferrari e Mercedes, andiamo a sentire le dichiarazioni post-gara dei primi tre, dei protagonisti, e poi le commentiamo insieme. Abbiamo perso la posizione in partenza, quindi dovevamo provare a fare qualcosa di diverso, però su questa pista c'è tanto degrado. Siamo stati aggressivi e non ero sicuro che avrebbe funzionato per gli ultimi giri. Sono stati divertenti, sono andato un po' di traverso nelle curve ad alta velocità, però sono molto felice di aver tenuto duro. Innanzitutto congratulazioni a Max, ha fatto un gran lavoro quest'oggi, è stata una gara durissima, io sono partito bene, ho dato assolutamente tutto, però alla fine loro avevano un vantaggio. Questo weekend noi non potevamo dare di più, devo ringraziare tanto il mio team per i pit stop, un grandissimo lavoro lungo tutto il weekend e che pubblico, fantastico. Ho lottato moltissimo, sai, al primo giro ho finito l'acqua, non potevo più bere. Penso che a metà del mio secondo stint stava iniziando a diventare piuttosto difficile, sai, perdere le forze. Penso che sia stata la mia gara più difficile di sempre a livello fisico. Ecco, una gara più difficile a livello fisico della sua carriera per Perez. E però ti chiedo, proprio sul secondo pilota Red Bull, diciamo che nelle ultime gare, forse anche dal divorzio di Valtteri Bottas dalla Mercedes, diciamo che Perez è uscito un po' più rispetto al pilota finlandese per chiaramente far vincere e far guadagnare punti alla Red Bull sul campionato costruttori. Beh, ne avevamo parlato anche nelle precedenti puntate, Riccardo. La prima parte di stagione di Sergio Perez è stata una prima parte molto importante, molto buona, dove ha rivestito, ecco, i panni dello scudiero di Max Verstappen. Difatti, fino al Paul Ricard ha fatto un'eccellente prima parte di stagione, culminata poi con la vittoria nella gara di Baku. Nelle successive gare, ovvero durante il percorso estivo della Formula 1, si è un po' perso e si è ritrovato dopo il contratto di rinnovo siglato appunto con la Red Bull. Difatti, all'Istanbul Park, nella gara precedente, quella di Austin, era comunque riuscito a salire sul podio dopo tante gare. Difatti, l'ultima gara a podio prima di Istanbul era appunto la gara del Paul Ricard, e anche domenica ha fatto molto bene. È un particolare non di poco conto. Ha
corso appunto senza poter bere. È in una Formula 1 del genere, dove i piloti accusano molto stress fisico, credo sia stata una prova non di poco conto quella a cui è stato sottoposto Cesco. Assolutamente. Ecco Piero, però io vorrei aprire un'altra parentesi come abbiamo fatto nella scorsa puntata sulla Ferrari, perché mi hanno colpito due punti fondamentali delle dichiarazioni poi che ha fatto Binotto nel post gara. In primis ha commentato chiaramente il lavoro dei piloti. Charles ha fatto una bellissima gara. Ha avuto un buon ritmo e ha potuto spingere. La vettura sta crescendo anche grazie alla Power Unit. Per quello che è il nostro mezzo, con Charles abbiamo ottenuto comunque un buon risultato. Ha guidato bene e non ha commesso sbavature. Peccato per Carlos, se guardiamo infatti al lavoro fatto da Charles, che ha chiuso la gara con 25 secondi di vantaggio su Ricciardo, avevamo me il mezzo. Mezzo secondo al giro di vantaggio nei confronti della McLaren, potenziale che aveva anche Carlos. Peccato per il pit stop, è stato un momento cruciale e abbiamo avuto un altro problema. Dobbiamo migliorare ogni area in quest'anno e soprattutto per il prossimo. Ecco, colgo due spunti interessanti dalle parole di Binotto. In primis, l'evoluzione della monoposto e la monoposto che sta crescendo insieme ai piloti anche grazie alla Power Unit. E il secondo punto, quello negativo, relativo ai pit stop. Ecco, partiamo dal primo. È così tanta forse la differenza che ci si aspetta per il prossimo anno sulla Ferrari, anche grazie al talento dei piloti, ma soprattutto finalmente grazie all'affidabilità della monoposto. Beh, è chiaro che la Ferrari nel 2022 con il nuovo regolamento si gioca una partita importantissima perché lo stesso Binotto, gli stessi vertici del cavallino hanno puntato tutte le loro fiche sul 2022. Quindi è chiaro che se la situazione non si dovesse volgere al meglio, per la rossa, è chiaro che qualcuno poi dovrà pagare le conseguenze anche di quell'impatto mediatico, ecco, che si è avuto sul nuovo regolamento. Però in tal senso dovremo aspettare i primi test e poi le prime gare della prossima stagione per capire realmente la Ferrari a quale livello di competitività la troveremo, ecco, perché sappiamo benissimo che dal prossimo anno si partirà da un foglio bianco, ma per tutte le scuderie vale. Quindi molte scuderie come la Ferrari, mi viene in mente anche McLaren, Aston Martin, Alpine, si giocheranno molto sul nuovo regolamento per cercare appunto di colmare quel gap che hanno avuto in questi anni. Guarda, tornando alla Ferrari, la gara di Austin è stata la prima gara che mi ha fatto pensare come la Ferrari possa realmente ambire al terzo posto nei costruttori. Sai benissimo che io sin dall'inizio della stagione vedevo la McLaren favorita per il gradino più basso del candidato, però le ultime gare, ecco, in tal senso mi hanno dato positività da parte della Ferrari. Quindi la Ferrari pian piano ha portato degli aggiornamenti interessanti, l'ultimo dei quali a partire da Sochi sulla Power Unit montata dapprima sull'SF21 di Leclerc, successivamente su quella di Carlos Sainz, che ha dato ottimi segnali anche in vista del futuro. È chiaro, bisogna essere felici il giusto per un quarto posto della Ferrari, stiamo parlando chiaramente della prestazione di Leclerc, però dobbiamo considerare il 2021 in ottica tra virgolette 2020, ovvero mi spiego meglio, la Ferrari deve solamente migliorare la prestazione 2020 in questo 2021. Poi è chiaro che deve essere competitiva nel 2022, ma l'obiettivo principale quest'anno della Ferrari è quello di migliorare il disastroso 2020 e credo che ci stia riuscendo. Assolutamente. E infatti ne hanno parlato anche i due piloti poi interrogati nel post gara. E in primis Leclerc ha sollevato anche lui un punto importante. L'anno scorso ero comunque da 2 anni che ci lavoro. Penso che nel 2019 era chiaramente il mio problema avere un buon passo gara. Abbiamo perso tanti risultati per colpa mia, anche se in qualifica andavo bene. Più gare passano e penso sia più un punto di forza adesso. Sono contento del lavoro fatto su me stesso. E la stessa cosa poi
Ha detto anche l'altro pilota Ferrari, Carlos Sainz, che comunque ha parlato della monoposto e soprattutto del fatto che si stia adattando finalmente a questa vettura, poi per proiettarci, come dici tu, verso il 2022. È chiaro, lo ribadisco Riccardo, la Ferrari si gioca una fetta importante di credibilità perché se dovesse cannare il progetto del prossimo anno, significherebbe incidere anche sulle stagioni a venire, perché ricordiamo anche che poi bisognerà omologare la Power Unit che durerà per il successivo triennio, anche se la parte comunque del motore termico sta dando buoni risultati anche in queste ultime gare in ottica 2022. Per quel che riguarda la gara di Carlos Sainz, partiva con le soffici, quindi con le gomme più morbide. Secondo me ha sbagliato la partenza dove non è riuscito a beneficiare della mescola di vantaggio nei confronti della concorrenza, però poi purtroppo è stato contraddistinta la sua gara da un pit stop purtroppo cannato da parte della Ferrari, che non gli ha permesso di effettuare l'undercut nei confronti di Ricciardo. Ha avuto quel contatto con Ricciardo che poi gli ha danneggiato, ecco, l'ala anteriore. Quindi tutto sommato, diciamo, Sainz ha fatto il suo. L'unico appunto che sottolineo nei confronti dello spagnolo è stata quella partenza poco reattiva con gomme soft. Ecco, parlando invece dell'altra concorrente al terzo posto nel mondiale costruttori, ovvero la McLaren, ha parlato Ricciardo perché anche lui è stato molto lucido nell'analisi della sua gara. La gara è stata davvero difficile, il vento e la temperatura hanno complicato la gestione delle gomme e di conseguenza abbiamo faticato parecchio con la Ferrari, che erano veramente veloci. Vi sono state anche circostanze in cui avrei potuto fare meglio, compresa la difesa su alcune mosse degli avversari. La partenza è stata piuttosto emozionante, ma non siamo comunque riusciti a sopravanzare le Ferrari. Voglio solo tornare in macchina e lavorare sodo per compiere progressi nella nostra lotta al mondiale costruttori. È sicuramente un'analisi lucida fatta da un Ricciardo che finalmente, dopo una prima parte di stagione, ne abbiamo anche parlato insieme, è tornato il Ricciardo che conoscevamo. Beh, è chiaro che la svolta nella stagione di Ricciardo è stata rappresentata da quella vittoria di Monza, quindi ha acquisito ancora più fiducia nel mezzo dopo le difficoltà patite nella prima parte di stagione, ma ci stava, ecco, doveva conoscere nel dettaglio la nuova monoposto e sappiamo benissimo come la McLaren comunque sia una monoposto non semplice, ecco, da capire per un pilota. Però credo che si stia comunque ritrovando. Ricciardo ha concluso la sua gara davanti al compagno di squadra Lando Norris, però è chiaro che non ci aspettavamo una McLaren comunque così, tra virgolette, ecco, indietro rispetto alla Ferrari su una pista veloce come appunto il Cota di Austin. Quindi ci attendono anche per quel che riguarda il gradino più basso del podio iridato, ovvero la sfida tra McLaren e Ferrari, una sfida molto interessante nelle prossime 5 gare. Però, come ti dicevo poc'anzi, sono più fiducioso che la Ferrari possa cogliere questo terzo posto, che poi è un terzo posto simbolico, perché in Formula 1, come negli altri sport, conta solamente chi vince. Però è chiaro che bisogna comunque considerare, ecco, le prestazioni migliorate della Ferrari rispetto allo scorso anno, e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Quindi la Ferrari deve continuare così e concludere, ecco, nel migliore dei modi la stagione, approfittando di eventuali passi falsi della McLaren che si è un pochettino persa, ecco, nelle ultime gare di questa stagione. Ecco Piero, prima chiaramente di passare poi ad altri argomenti relativi ai protagonisti durante la gara, parliamo di Mercedes perché Toto Wolff ha analizzato chiaramente tutto il weekend di gara della sua scuderia e chiaramente del suo pilota di punta Lewis Hamilton e anche lui comunque ha esposto la questione della strategia come punto fondamentale per questa gara. È stata una gara piena di giochi strategici, interessanti e belle battaglie. Pensavamo di poter avere una chance di vittoria con Lewis e ha martellato alla grande nei giri finali, ma non è bastato. Nel primo stint la vettura non era abbastanza veloce sulle medie e la Red Bull ha optato per un super aggressivo pit
pit anticipato e si sono ripetuti anche per la seconda sosta. Pensavamo che la nostra strategia, andare lunghi, potesse bastare per prenderli alla fine, ma una volta arrivati non è facile fare la propria mossa e sorpassare. Alla fine eravamo vicini, ma non abbastanza. La Red Bull merita la vittoria. Durante la gara mi ha colpito il team radio direttamente di Toto Wolff a Lewis Hamilton per spingere appunto l'inglese a vincere la gara, e la risposta appunto di Lewis Hamilton è "Lasciami correre". Beh, l'abbiamo visto anche in altre occasioni, mi viene in mente Kimi Räikkönen ad Abu Sì. Dhabi 2012. Chiaramente i piloti, quando sono molto concentrati, difficilmente, ecco, tendono ad ascoltare le comunicazioni del muretto box, a meno che non siano loro, ecco, a chiedere delucidazioni, informazioni di gara. Io credo che la Mercedes sia rimasta anche colpita dalla competitività emersa dalla Red Bull ad Austin, perché lo dicevamo, ecco. Austin era un feudo Mercedes, difatti nell'era turboibrida ha vinto sempre la Mercedes, tranne nel 2018, quando ad imporsi fu la Ferrari con Kimi Raikkonen. Quindi secondo me non si attendeva entrambe, ecco, le Red Bull sul podio, poi chiaramente ha inciso anche la penalità di Valtteri Bottas, che Sì. purtroppo ha disputato ancora una volta una gara anonima. Ecco, ci aspettavamo di più dopo la vittoria di Istanbul, invece ancora una volta purtroppo Bottas non è riuscito a fare la differenza. La Red Bull in queste ultime 5 gare ha bisogno anche dell'apporto di Bottas, perché se la Red Bull dovesse continuare in questo modo, è chiaro che potrebbe anche fare il colpaccio in ottica mondiale costruttori Sì. e non solo piloti. È chiaro che la Mercedes ora, e soprattutto Lewis Hamilton, deve contare sul compagno di squadra, perché abbiamo detto, Riccardo, che sono tre, diciamo, ecco, gli elementi che possono favorire Verstappen o Hamilton in questo finale: errori ridotti al minimo da ambo le parti, affidabilità e poi l'impatto dei compagni di squadra. Ecco Piero, prima di andare in pubblicità, vorrei chiudere con queste dichiarazioni, ovvero quelle di Giovinazzi, perché lo stesso pilota Alfa Romeo ha comunque fatto anche qui ad Austin un'ottima gara, una buona gara, chiaramente secondo le sue possibilità, e però diciamo che ancora è in ballo la sua posizione all'interno del team nel prossimo anno. Ne abbiamo parlato tanto all'interno anche delle nostre puntate, e chiudiamo così. Secondo te è puramente economica la cosa? Perché Guarda, obiettivamente le prestazioni ci sono. io da pugliese, ecco, faccio il tifo per Antonio, perché mi dispiacerebbe, ecco, che lasciasse la Formula 1 nell'anno dove ha fatto meglio comunque, quindi dove è maturato, e dispiace molto. Purtroppo non è la prima volta nel corso delle ultime gare che ci sono, ecco, queste comunicazioni, potremmo dire, al veleno tra lui Sì. e il muretto box. E questo secondo me lascia presagire come Antonio purtroppo sia a conoscenza già del suo destino, che potrebbe non essere in Formula 1. Dispiace molto, però io credo, Riccardo, che se l'Alfa Romeo avesse puntato voluto puntare realmente sulla permanenza di Antonio Giovinazzi, a quest'ora avrebbe già annunciato il Sì. rinnovo del contratto, cosa che non è avvenuta, e quindi credo che si debbano limare, ecco, gli ultimi dettagli con un altro pilota. Molto probabilmente inciderà anche la trattativa con Andretti, perché si parla che Sì. Andretti, il figlio di Mario, ovvero il figlio del campione del mondo 1978, possa acquisire la Sauber, e questo potrebbe incidere anche sul compagno di squadra che affiancherà Bottas nel 2022. Assolutamente. Io, Piero, mi fermo un attimo, andiamo un attimo in pubblicità e poi parleremo ancora per chiudere di Formula 1 e poi di tanta MotoGP, perché abbiamo avuto in questo weekend, come ce lo aspettavamo, il campione del mondo, ovvero Fabio Quartararo. Analizzeremo chiaramente il weekend di casa nostra e soprattutto poi tutte le questioni che porterà questa gara verso la fine del mondiale e verso soprattutto il 2022. A tra poco.